Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della serie della carriera su FIFA 23 col Palermo col Nico Pro Hit. Ragazzi, abbiamo un'altra partita di campionato oggi col Cagliari. Ragazzi, noi siamo a 12 punti, primi in classifica nel campionato di Serie B in questo momento. Abbiamo secondo il Como, terzo il Benevento, sempre sul podio. E niente, noi siamo primi con 12 punti. Ragazzi, andiamo a giocarci la partita col Cagliari, in questo momento a 2 punti, e andiamo a giocare alla sinistra. Controlliamo il Nico Pro Hit e andiamo, raga. Eccoci ragazzi, ci stiamo riscaldando, siamo diventati titolari. Eccoci qua, Nico Pro Hit. Eccoci che stiamo entrando in partita. Ecco qua. Allora, abbiamo video. Allora, già ci mettiamo lateralmente. Noi, segre. Già partito, attenzione, già occasione all'inizio. Vede l'inserimento di Vido, gol. Cioè, ormai raga, è diventata una cosa. È diventato il duo Nico Pro Hit e Vido. Cross infallibile del Nico Pro Hit e gol di Vido. Assurdo raga. Si parte già bene, guardate qua, inserimento di Vido, gol all'angolo. E si parte così col primo gol. Occasione per il Palermo, doppio passo di Nico Pro Hit. Crivello lo vede, si inserisce Nico Pro Hit. Attenzione, è occasione buona per il Palermo. Occasione buona per il Nico Pro Hit. Ci prova, è la parata del portiere. Attenzione, cross del Nico Pro Hit, potrebbe sfruttarlo. Palla. Attenzione, Nico Pro Hit richiede il pallone. Prova il tiro. È la parata. Ancora il Palermo recupera col Nico Pro Hit, che se lo manda a casa. Ne manda a casa uno con un doppio passo. Attenzione, il Nico Pro Hit sta facendo le giocate. Attenzione, ancora lì, ancora lì. Ancora il Nico Pro Hit si gira. Prova la conclusione a giro, non ce la fa. Nico Pro Hit prova a fermarlo, non ci riesce. Crivello allora recupera il pallone. Un gran difensore, il Nico Pro Hit si mette a correre. Attenzione, tutta la fascia libera. Può correre sulla fascia il Nico Pro Hit. Prova a fare una finta, ci riesce. La lascia lì Vido, allora davanti alla porta potreva tirare. Cerca un passaggio corto, non ci riesce. Il Nico Pro Hit recupera un pallone. Attenzione, il Nico Pro Hit viene pressato. Recupera qua il Cagliari. Occasione per il Cagliari, il Nico Pro Hit si mette in mezzo. Riesce a recuperarla, Crivello con un ottimo passaggio. Nico Pro Hit vede Saric. Saric prova il passaggio all'indietro. Nico Pro Hit, erroraccio. Qua allora occasione per il Cagliari, attenzione. Occasione per il Cagliari, il tiro, piglia Celli. Ci arriva il portiere del Palermo. Recupero del Palermo in ottima posizione. Nico Pro Hit si entra dentro l'area. Attenzione, Nico Pro Hit. Nico Pro Hit si trova lì, traversa. Gol di Vido però. Dopo la traversa del Nico Pro Hit c'è il gol di Vido e qua c'è la doppietta. Il Nico Pro Hit è inserimento fantastico. La clamorosa traversa, ma c'è la doppietta di Vido, signori. Vido recupera un buon pallone. Nico Pro Hit si inserisce. Perde un pallone clamoroso. Ci stava per esserci l'autogol da parte del Cagliari. Calcio d'angolo. Non riesce a trovare nessuno il Nico Pro Hit. Nico Pro Hit è partito sulla fascia. Attenzione, ne scarta un po'. Nico Pro Hit sulla fascia. Lo lascia indietro. Infortunato il Nico Pro Hit. Un infortunio. Non si capisce se è grave o meno. Attenzione. Allora, occasione per il Cagliari. Finisce qua il primo tempo. Intervallo. Nico Pro Hit qua infortunato. Non si capisce se è un infortunio grave o meno. Ecco qua il Nico Pro Hit. È passato tutto. Ha preso una storta, qualcosa del genere. Tutto a posto. Nico Pro Hit recupera un gran pallone. Può correre sulla fascia. Può provare il tiro da fuori. La gran parata qua. Abbiamo cross da parte del Nico Pro Hit. Eccolo qua. Richiede Nico Pro Hit. La prova a mettere in mezzo. Ancora niente. Palermo. Ancora occasione.
Abbassa il Nico Proietto, si inserisce. Niente da fare qua. Occasione Cagliari. Attenzione. Ancora il Cagliari. Tutto solo può tirare Pigliacelli. Ci mette la mano. Esce Floriano. Entra Di Mariano. Nico Proietto riesce a recuperare un buon pallone. Ed è fallo. È fallo, sì. Attenzione. Due uomini a battere. Esce Crivello. Ecco il tiro. Murato. Nico Proietto si inserisce. Ancora una volta. Vede Di Mariano. Nico Proietto ancora. Nico Proietto. Gol, signori. Mancava il suo gol. Mancava il suo. Il gol del Nico Proietto, ragazzi. Occasione Cagliari, attenzione. La Padula prova il tiro. Pigliacelli ci mette la mano. Attenzione, ancora il Nico Proietto sulla fascia. La passa a Vido. Vido vede ancora il Nico Proietto. Vede ancora il Nico Proietto e finisce qua. Finale. Finisce qui, 3-0 per il Palermo, non in casa, altri 3 punti portati a casa, siamo ancora primi in classifica. Comunque stiamo giocando bene, siamo i primi in campionato addirittura, ragazzi, quindi ce la stiamo giocando veramente bene. Abbiamo iniziato, le abbiamo vinte tutte dall'inizio e qua abbiamo l'assistente allenatore che sta parlando a noi, ci sta parlando. Allora qua ci stanno dicendo che siamo stati bravi. E ora c'è qualcuno che vuole parlare. E c'è qualcuno che ci vuole parlare a quanto pare. No, raga, abbiamo la conferenza stampa addirittura col mister. Stiamo facendo la conferenza stampa. Assurdo. Ok, 20, più 25 punti, molto buono. E andiamo. Allora. Allora, allenamento, non abbiamo niente in teoria. Ok, avanziamo un po' di giorni. E abbiamo un'altra in casa nel campionato. Quindi vi direi, andiamo a farci un'altra partita in campionato. Andiamo. Ragazzi, visto che volevo andare un po' più avanti, andiamo adesso a giocare i momenti clou e andiamo a controllare il Nico Proietto. E poi la prossima partita poi andremo a fare quella contro il Perugia, che è la prossima di campionato, l'andremo a fare tutta intera come quella di Pogba. Dai che mo adesso, raga, spacchiamo, facciamo i momenti clou, l'avevo fatto vedere negli scorsi video, i momenti clou sono quelli tipo dove c'è l'azione d'attacco tipo, e andremo a fare quella, vediamo se riusciamo a fare qualche gol o piccolo assist, andiamo. Allora, eccoci qua, partiti, adesso in teoria, ecco appunto, e qua abbiamo Palermo in attacco, io mi sto inserendo, se vedete, in alto a destra, adesso magari chiedo la palla e andiamo a correre, oh, guardami, bravo. Oh, sono da solo. Ah, era fuori gioco, cavolo. Oh, Vido sta da solo, attenzione. Io mi metto a correre. No, Vido, erroraccio di Vido sul passaggio qua, eh. Palermo in attacco ancora, siamo al secondo tempo. Perché sono sempre più avanti io? Attenzione Nico Proietto. Lo vede Vido. Lo vede Vido. Passaggio. Nico Proietto la mette a segno. Gol di precisione. La pareggia col Brescia. E qua siamo 2-1 Brescia, ragazzi. E qua se non risolviamo, mi sa che la partita è andata. Finita così, 2-1 Brescia. Prima sconfitta in casa per il Palermo. Era una partita difficile, questa mi sa che andava giocata tutta per intera. E adesso avanziamo e andiamo a giocarci questa partita di campionato col Perugia. Allora, eccoci qua. Allora, ecco qua, primo di ottobre. E controlliamo il Nico Proietto, ragazzi. Eccoci qua, andiamo.
Ok ragazzi, eccoci qua, facciamo qualche palleggio. Miglior marcatore della serie B, signori. Aia. Miglior marcatore della serie B è tanto, ragazzi. Eccoci qua. Ripresi i tifosi del Palermo. Nico Pruitt che scende in campo. E facciamo non perdere, vince o pareggia. Dai. Allora, eccoci qua. Stadio classico, che sarebbe il Renzo Barbera del Palermo. Ripassamela che te la ridò. Girati. Proviamolo il tiro a giro. Portiere che si supera. Allora, occasione di cross. La mette in mezzo dell'orco. Attenzione allora ancora il Nico Pruitt. Prometterà in mezzo. Passaggio assurdo. Inserimento di Mateju. Un terzino che fa gol in campionato. Nico Pruitt. Troppi assist in questa Serie B. Cross assurdi. Assurdi, raga. Nico Pruitt si inserisce. Finta. Nico Pruitt ancora col tiro a giro. Ancora parata del portiere. La mette in mezzo il Nico Pruitt. Vediamo se stavolta può finalizzare ancora. Floriano su cross del Nico Pruitt. 2-0. Doppio assist. Incredibile, ragazzi. Troppi assist. Stiamo demolendo. Floriano all'11esimo. Su assist ancora del Nico Pruitt. Attenzione allora Nico Pruitt. Buona qua per Crivello che si mette a correre. Crivello prova il cross troppo lungo. Nico Pruitt davanti alla porta. Vicinissimo al gol. Pensavo, raga, che fosse veramente fuori gioco, ma non lo era. Cioè in realtà, boh, pensavo fosse fuori gioco veramente. Strizzolo fa una finta, adesso potrebbe provare il tiro. Pigliacelli, questo è del Nico Pruitt. Ce la fa Marconi ad allontanare. Lo vede Saric, vede il Nico Pruitt. Nico Pruitt allora si mette a correre. Fa una finta, attenzione, lo manda Vido. Non si mette a correre, sembrava di sì. Fa una finta praticamente al suo stesso compagno. Nico Pruitt lo manda al baruno. Ne manda al baruno. Eccolo qua davanti alla porta col sinistro. La segna lui. Mancava il suo gol dopo due assist. Attenzione, Nico Pruitt ancora con una bellissima giocata. Attenzione, se ne va sulla fascia. Ancora lui. Una finta di corpo. Attenzione, vede Saric. Ancora Saric. Nico Pruitt ancora una bellissima finta. Vede! Segre, attenzione, Vido. Niente da fare. Attenzione all'occasione per il Perugia. Pigliacelli ci mette la mano. Calcio d'angolo per il Perugia, ragazzi. Occasione Perugia. Ci ha messo in fondo il mister. Attenzione. Vediamo se me la danno. Vido l'ho visto che me la poteva dare. Pigliacelli ci mette la mano. Non è il Nico Pruitt. La chiama subito. La chiama subito per ripartire. Passo veloce. Attenzione. Passo veloce il Nico Pruitt. Attenzione. Attenzione, troppo veloce, non riesce a contenerlo il giocatore del Perugia. Potrebbe provare il suo fantastico tiro. Finisce così il primo tempo dopo una conclusione che se andava in rete stavo già a commentare un gol fantastico. Vulic. Bel passaggio qua del Perugia, allora occasione. Passaggio in mezzo, strizzolo Marconi. Bello recupero il Nico Pruitt di testa. Non ce la fa. E stavolta sì, però non riesce il passaggio. Attenzione, Nico Pruitt intercetta tutto. Fa una finta fantastica. Se ne va. Attenzione, questo era fallo. Attenzione. Un passaggio qua, un passaggio di là. Nico Pruitt poteva provare qua. Poteva provare qualcosa. Occasione per il Perugia. Gol. Qua gol del Perugia. Ottima occasione. Parata incredibile di Pigliacelli. Sfrutta il Nico Pruitt. È libero Nico Pruitt. Ancora sulla fascia. Si mette a correre. Rientra nell'area. Prova il tiro. Ancora di testa potrebbe provare. C'è il portiere. La prende comodamente. Allora occasione per il Perugia. Mateju riesce a recuperare. Ancora Saric. Nico Pruitt.
Ancora. Nico Proit ha ancora murato il suo tiro. Nico Proit! Parata incredibile del portiere qua. Allora Nico Proit la mette in mezzo, lo vede Di Mariano. Nico Proit da fuori! Ah! Si dispera, non riesce a trovare il gol che vorrebbe. Nico Proit richiede ancora il pallone. Nico Proit ce la fa! No, ripasto! L'ho detto, ce la fa! Mi sembrava gol! Traversa clamorosa! Eccola qua, viene servito. Nico Proit da fuori! Il portiere ci mette ancora la mano. Occasione di cross per il Nico Proit, la mette in mezzo. Occasione per Uggia, attenzione. Eccolo Di Carmine, prova la conclusione a rete. Nico Proit si ritrova da solo, se lo mangia, lo mangia, se lo mangia a colazione, attenzione. Nico Proit tutto solo, attenzione, finta il Nico Proit. Prova da fuori area, gol fantastico, ce la fa finalmente, da lontanissimo. Gol fantastico qua, gol fantastico, non c'è niente da dire, gol fantastico. Mamma mia, che agilità, che piede, che mira. Stavolta glielo entra dentro al portiere che fino ad adesso l'aveva parata. Nico Proit in attacco, attenzione. Nico Proit ancora gol. La mette ancora a segno lui. Dice calma, 5-1 Palermo, fuori casa. Dai raga, richiediamo il cambio perché qua, cioè ormai abbiamo fatto il nostro. Eccoci qua, usciamo. Valutazione 10, 3 gol, 2 assist, ti importa 9, realizzazione 18%. Nico Proit. Simuliamo il resto della partita. Ecco qua. Finita 5-2, ha segnato all'ultimo, all'86esimo, Strizzel. Lo strizzolino del paese ha segnato. Allora, eccoci qua. Obiettivi completati tutti. E allora adesso andiamo a vedere un attimo la crescita. Mister Colini ci dice: bravi ragazzi, avete vinto 5-2. Complimenti Nico Proit, hai fatto 3 gol. Bravo. E vabbè, questa è l'imitazione del mister, dai, facciamo un po' ridere. Andiamo un attimo nella crescita, abbiamo 3 punti abilità disponibili e abbiamo uno slot vuoto finalmente, quindi possiamo inserire una cosa in più qua. In questo qua, allora abbiamo forza fisica, aumenta forza, controllo di palla, elevazione nei contrasti di spalla, nella trapezione della palla, nei colpi di testa. Tiro di prima, aumenta la capacità di finalizzazione nel gioco aereo, durante i tiri di prima intenzione e i colpi di testa, assegna le caratteristiche di tiro di precisione, talento da naturale, tiro di esterno e forte di testa, migliora l'abilità con il piede debole. Allora, andiamo a inserirlo qua e adesso abbiamo 2. Allora, quindi adesso siamo un 73. E ragazzi, andiamo a farci un allenamento. Allora, ecco qua. Possiamo fare un allenamento, simuliamo il tutto. Ok. E ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ci si vede!